Partito? Sì, perfetto. Bentornati a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Pigat e oggi sono qua per un nuovo video vlog e sono nel cortile della mia scuola. Il deserto dei Tartari a quest'ora. Se non le... Aspettate un attimo che... apro la... 7:32 del mattino e sto facendo questo video vlog perché ci sono un po' di novità che vi devo trasmettere, che vi trasmetterò direttamente questo mercoledì 6 maggio. Allora, la prima è l'arrivo di nuove tipologie di video. Che si intende per nuove tipologie di video? Si intende che ho deciso di fare delle piccole modifiche alle playlist dei gameplay. Mi sto inquadrando malissimo. E in pratica questa modifica si basa sulla creazione di due video speciali a inizio e fine playlist di ogni gameplay che d'ora in poi farò. Per non morire se Killer is Dead, li farò comunque e li pubblicherò successivamente. Magari li faccio entrambi e li pubblico tutte e due un mercoledì. Però questi video non finiranno a metà playlist, ma finiscono all'inizio, perché in pratica questi video servono da intro al gioco. In pratica sono dei micro video da 2 minuti massimo in cui io introduco il gioco che sto andando a giocare per voi che mi seguite sul canale. L'ultimo è un pelo più lungo perché? Perché a fine gioco voglio eseguire una piccola recensione del gioco in cui do il mio commento e in cui magari lo suggerisco e ne dico anche comunque le pecche, perché nessun gioco è perfetto, quindi ha anche delle pecche. E così facendo farò anche per i gameplay che seguiranno. Soprattutto per Alice in Madness, probabilmente Alice in Madness sarà il primo per il quale avverrà questa modifica, perché molto probabilmente presto prenderà il posto in No More Heroes, perché in No More Heroes siamo addirittura ad arrivo. Voi siete un pelo indietro con i video, nel senso che comunque avete appena assistito alla sconfitta di Harvey, ma io personalmente a livello di registrazione sono molto più avanti, ho già battuto la seconda classificata e ho battuto il boss opzionale subito dopo di Ella. Quindi mi manca soltanto il primo classificato più il boss opzionale extra che c'è sul finale del gioco. Qual è il problema però? Che qua io ve lo devo introdurre perché se non lo sapete. Il problema è che per sbloccare questo boss io dovrei sbloccarmi tutte le spade, tutti i potenziamenti e ci metterei tipo 10 anni lunari fuori video prima di poterlo fare, perché davvero costano un capitale. Dovrei continuare a fare missioni secondarie su missioni secondarie su missioni secondarie, sono due palle così per cercare di sbloccare questo boss. Io invece ho un file speciale in modalità più in cui questo boss sarebbe già sbloccato, quindi pronto probabilmente concluderò questo gameplay in modalità più, in modo da renderlo anche più veloce e fruibile e portarlo a conclusione, tanto che ormai siamo alle battute finali di questo gioco. Dopodiché inizieremo con American McGee's Alice. American McGee's Alice altro non è che Alice in Madness 1, che pochi conoscono e del quale esiste un solo video gameplay walkthrough, tra l'altro, quindi no commentary live in italiano. Pecciato, quindi in italiano. Io purtroppo, avendo acquistato la versione originale del gioco di Alice in Madness, era un contenuto scaricabile, American McGee's Alice, l'ho avuto soltanto in inglese perché questo gioco è uscito soltanto in Inghilterra, quindi nel Regno Unito. Io ve lo porterò, ve lo commenterò in italiano e spero con tutta la buona volontà di riuscire a farvi un commento decente e soprattutto riuscire di tanto in tanto a tradurvi i dialoghi che avverranno. Intanto ci sono i professori che vedo da qua. Giorno! I professori che mi vedono da qua a fare il video col cellulare. Altre news? No, vabbè. Tranne una, ecco, siamo arrivati a 23 iscritti. Ringrazio la ragazza che si è iscritta da poco al mio canale a fronte di un mio commento ad uno dei video di Rex91, mitico Rex91, un saluto anche se non guarderai mai questo video. Per il resto credo che sia tutto, per adesso da Pighead è tutto. Spero di sentirvi presto, statemi bene.
Ricordate di rimanere connessi per nuovi video, nuovi gameplay, nuova musica e nuova poesia, sempre qui su YouTube. Likes e commenti qui sotto e iscrizione anche alle pagine Facebook sempre qua sotto. A presto, ciao ciao e statemi bene.